secondo disco è nato, diciamo, ha avuto un percorso abbastanza lungo, più o meno 2 o 3 anni di lavoro. È stato un lavoro abbastanza lungo di raccolta degli oggetti da cucina e di esplorazione un po' dei loro suoni e quindi anche di scrittura, e poi c'è stato un lavoro di 1 anno e mezzo, diciamo, di studio, ovviamente con varie pause, in cui c'è stato un lavoro molto approfondito di limatura dei suoni e di sottrazione anche dei suoni che erano stati messi in questo disco. Ma in realtà è tutto molto lasciato un po' all'improvvisazione, per cui è più fatto di mettersi lì con oggetti da cucina, però più chiaramente chitarra, clarinetto, per dargli un po' il contorno melodico. In base a quello che va sul momento, in base al momento, insomma, può emergere un uso piuttosto che un altro dei pezzi, un suono piuttosto che un altro, quindi è molto sull'improvvisazione, che diciamo a casualità. Festival Monafoma, che fanno ogni anno a Hobart in Tasmania, quindi dall'altra parte del globo. Ci sono stato a gennaio di quest'anno, è stata un'esperienza stupenda. Ci sono arrivato grazie agli Zen Circus che c'erano stati 2 o 3 anni fa. E niente, un festival gigantesco con centinaia di gruppi, partendo da più classico fino a scendere al sottoscritto. Finanziato da un miliardario australiano con la passione, che ha fatto la sua fortuna con il gioco d'azzardo e che è appassionato d'arte, quindi si è sponsorizzato interamente questo festival. Vedi un approccio anche diverso all'arte, alla musica, rispetto all'Italia, dove spesso è un po' una cenerentola, diciamo, di serie B, una cosa di serie B, invece lì c'era proprio una valorizzazione di tutto quello che ha a che fare con l'arte, la musica e la creatività. È stato stupendo. Thank you.
pasto migliore dove sono suonato? Vabbè, proprio in assoluto non esiste, cioè ogni posto ha le sue caratteristiche. Sicuramente l'ambito casalingo è molto bello perché si crea già un'intimità profonda, insomma. E ho scoperto, però mi è capitato di suonare poco, il teatro, nel senso che nei teatri è veramente stupendo suonare perché basta che ti muovi e già solo il movimento si sente, cioè c'è proprio la possibilità di lavorare molto con i suoni. Più i concerti sono piccoli, più si riesce ad avere uno scambio diretto, per cui magari nei concerti grandi, non che me ne siano capitati tanti, però nei concerti più grandi c'è un po' più di distanza. E per esempio una cosa che mi capita di fare nei concerti piccoli è di alla fine improvvisare con il pubblico, per cui ognuno si prende una pentola e si suona assieme. Quella è una cosa, anche quella molto bella, che forse appunto col teatro è un po' più difficile perché devi portarti centinaia di pentole.